gli occhiali da buon gustaio. Sono a casa. Ho una fame indescrivibile. Mamma, a che ora si mangia? Ho fame. È quasi pronto, un po' di pazienza. E che cosa hai preparato di buono per cena questa sera? Sardine. Le sardine? Sì, sono piene di sostanze nutritive, fanno benissimo. Dovresti mangiarne a decine tu. Perché hai quella faccia? Oggi la mamma ha preparato le sardine per cena. E allora che c'è? Io non le sopporto, anzi secondo me sono disgustose. Non bisogna fare capricci col cibo. Ma io le detesto. Che idea! Cosa hai intenzione di fare? Un bel pisolino, perché se resto sveglio mi verrà ancora più fame. Ogni giorno un capriccio diverso. Gli occhiali da buon gustaio! Non ho capito, come li hai chiamati? Occhiali da buon gustaio. Se indossi questi occhiali, qualsiasi cosa tu abbia nel piatto assumerà l'aspetto della pietanza che preferisci. Non è male, ma il gusto sarà comunque quello delle sardine. Quegli occhiali modificano soltanto l'aspetto, vero? Figuriamoci se ti darei un giusto così limitato. Che cosa credi? Vuol dire che anche il gusto cambia. Sì, sentirai il gusto di quello che vuoi. Wow, dammeli che li metto subito. Nobita, Doraemon, la cena è pronta, venite. Vi siete lavati le mani? Certo. Sembrano deliziose. Buon appetito! Non ho mai assaggiato niente di più buono! Doraemon, dammi un pizzicotto! Ce n'è ancora un po'! Oh, non capisco! Non fare domande, taglieli! Ti servo immediatamente, tesoro! Ce ne sono quante ne vuoi! Ecco! Appena fritte sono la mia passione! Fritte? Ma che cosa dici? Le sardine sono cotte alla griglia, non sono fritte. Sei cieco per caso? Così cieco. È il mio piatto preferito. Mamma mia, come sono sazio. Niente gamberi fritti per un bel pezzo, mi sa. I miei complimenti, questo ciuschi è veramente spaziale. Sì, lo so. Hai detto bene, spaziale. Infatti nel 22° secolo questi occhiali li usano gli astronauti che si stancano del solito cibo quando viaggiano nello spazio. Non mi sorprende. Ora tocca a me. Che cosa vuoi fare? A cena non c'era il dessert. Che stai prendendo? Ecco qua. Fettine di sottaceti. Ma che sottaceti e sottaceti? Queste sono merendine alla marmellata. Stai mangiando sottaceti come se fossero i tuoi dolci preferiti. Ma scusa la domanda, non è strano che siano croccanti invece che morbidi come le merendine? Veramente deliziosi. Sai che solo a guardarti mi sta venendo fame. Non te la faccio più, dammi gli occhiali. Grazie. Ma che cosa fai? Non è giusto. Perché tocca a me adesso. Una tristissima fettina di sottaceto. Wow! Un piatto stracolmo di biscotti. All'attacco. Senti, Nobita, stabiliamo che si fanno i turni, d'accordo? Come vuoi. Non parlare con la bocca piena e sbrigati. Buon appetito a tutti! Uffa, di nuovo pesce al pomodoro, riso e salsina ai peperoni. Per fortuna ci sono i miei occhiali da buon gustaio. Evviva! Hamburger, uovo e insalatina! Ho mangiato tutto! Scusi, signor maestro, posso andare a giocare dato che ho finito? Sicuro di aver mangiato tutto? Guardi. Oh, bene, hai mangiato fino all'ultimo boccone. Oggi non c'era un menù che piace troppo ai bambini, ma tu sei stato bravo, Nobita. Vai pure a giocare. Grazie. Qualcosa non quadra. Ma come hai fatto a finirlo? Il mangiare di oggi è veramente disgustoso. Beh, a te posso confessare che io ho un piccolo segreto. Un segreto? Ha detto che mi sembrerà di mangiare il mio cibo preferito. Fammi provare. Funzionano davvero! Che delizia! Pancia mia, fatti capanna, buon appetito!
restituirti gli occhiali. Com'è andata? Una favola, anche il gusto era perfetto. Infatti ho finito tutto fino all'ultimo boccone. Cosa ti avevo detto? Con questi occhiali ti sembrano buone persino le cose più disgustose. Lo so, infatti d'ora in poi ci divertiremo un sacco a pranzo. Te li ha prestati Doraemon, vero? Sì, esatto, sono un suo ciuschi. Se mi permettessi di usare gli occhiali da buon gustaio tutti i giorni, potrei mangiare un sacco di cose buone e dimenticarmi per sempre le sardine. E non c'è neanche da chiederlo. Ovviamente li presterei anche a te, Shizuka, ogni volta che li vuoi usare. Grazie. Lo sapevo che c'era sotto qualcosa ed ecco la risposta. Restituiscimeli, ti supplico, ridammeli. Come puoi essere così egoista da non prestarli anche ai tuoi cari amici? A me sembrano un paio di occhiali normalissimi. Ma è così, per favore, rendimeli. Ciao, fratellone. Chi è? Ah, ciao, Jaiko. Cosa state facendo? Sei ridicolo con quegli occhiali. Sei andata a fare la spesa? Sì, ho tutto per la cena di questa sera. Fammi vedere cosa passa il convento. Oh, ah, banane mature al punto giusto. Come banane? Scusa se te lo chiedo, ma cosa stai facendo? Che razza di domanda è? Sei cieco? Non vedi che sto sbucciando la banana? Ma guarda che quella lì è una carota, già! Non dire sciocchezze, Suneo! Sei diventato matto? Da quando confondi le banane con le carote? Buon appetito, ragazzi! Che cosa fai, fratellone? Sembra un cavallo! Wow, c'è anche una bella mela! Quella è una mela? Ma che cosa stai dicendo, John? Guarda che non puoi mangiarla cruda, ti verrà sicuramente mal di pancia! Da quando le mele fanno venire il mal di stomaco? Ma quella non è una mela, è una cipolla! Finiscila di prendermi in giro, citrullo! Credi che non sappia distinguere una cipolla da una mela rossa? Non c'è alcun dubbio, John, questa è proprio una cipolla cruda! Ora mi sto stufando, lasciami mangiare la mia mela in santa pace, piantala, Suneo! No, piantala tu, sei il solito prepotente! Cosa? E levati quegli occhiali che sembri il secchione che non sei! Una cipolla! Una cipolla! Come hai osato imbrogliarmi e farmi mangiare una cipolla? Che colpa ne ho io? Hai fatto tutto da solo! Non mi contraddire! Fermati! Se ti prendo, ti rompo! Gli occhiali, Jaiko, svelta, dammi gli occhiali! Dove vai? Svelta, torna qui! Uffa, non mi meritavo tutte quelle botte. Quel John ha un frullato di verdura al posto del cervello. Hai proprio ragione. Nobita! Doraemon, potete venire a darmi una mano? Sì, certo. Sono nuovi questi occhiali? Ma la montatura è bizzarra. Ehi, un momento, ma questo è... Questa sera cotolette di maiale, che bontà! Già, non mi servono di certo gli occhiali per mangiarle. Papà, è pronto? Che cos'hai, papà? Oh, caro figliolo, scusami, ma mi sa che sono un po' brillo. Per qualche strano motivo tua madre mi ha dato un bicchiere di brandy prima di andare a cena. Ora cosa diciamo alla mamma che si è ubriacato con una tazza di tè? Guarda com'è contento. Forse non dovremmo dire niente e lasciare che si gode il suo tè corretto brandy. Sono d'accordo. Ladder truck. Oh no. Bye.